adesso entriamo nel primo capitolo, non senza aver prima ringraziato il fondo fotografico Giacomelli, conservato presso gli archivi del Comune di Venezia, che ci ha offerto molte delle foto che vedremo. La collaborazione con Rai Storia per la realizzazione di una puntata di Passato e Presente, dedicata ai rapporti di Venezia col fascismo nel secolo scorso, è valsa un'occasione preziosa per riattraversare un'ampia selezione di foto significative degli anni 20 e 30, sotto una luce autorevole in grado di accordare le singole inquadrature al clima del tempo e alla rete vitale di rapporti che legano i protagonisti immortalati su molte immagini. La puntata, infatti, disponibile nella pagina web di Rai Storia selezionando il podcast col palinsesto del 24 marzo scorso, ha riattraversato decenni di avvenimenti che hanno plasmato la storia di Venezia, soprattutto mettendo in controluce il dualismo fra il conte Giuseppe Volpi e Giovanni Giuliati, e soprattutto le loro opposte visioni per lo sviluppo della città. Una contrapposizione che vide prevalere il modello volpiano di città vetrina affiancata alle ambizioni del polo industriale di terraferma e avrebbe condizionato la storia della città negli anni a venire, a partire dallo stesso dopoguerra. Un'occasione di rilettura di un vero e proprio salto dimensionale che investì in un nuovo nodo di interdipendenze la città antica e la terraferma, di cui Giacomelli è stato accurato testimone. Il tutto all'interno di un format di approfondimento storico molto agile, di cui ci sentiamo di raccomandare senz'altro la visione.